Allora, Bea, qua siamo dove parte la BBG e siamo a Salò, è e più precisamente qua. Nel golfo di Salò. Voilà. E adesso ti porto a vedere tutto Beh. Questo splendore dall'alto. Ci sto. Bene. Andiamo. Alla croce. Oh, wow, spettacolo. Guarda come si vede bene Salò. Rocca di Manerba. Guarda, quella è l'isola del Garda. Sì. Anche Sirmione là in fondo si vede appena appena. Spettacolo, bellissimo, eh. Poi giù là in fondo si vede benissimo la Rocca di Manerba. Guarda, Glo, una quercia del 1779, cioè 240 anni. Cavolo, proprio che bracciarla. Bella. Fa bene abbracciare gli alberi, si vede. Tanto di più se è 240 Dici? Anni. Dici? Che porta fortuna. Stiamo entrando in una bellissima fattoria. Ci sono dei bellissimi piccoli. Un po' impegnativo, ma ce la faremo. Ecco qua. Ma che bella fetta. Togliamo un po' di crosta. Movimenti al casaro. È buono, sì. Cosa ne dici, Bea? Sei trovato in un bel posto? Promosso. Promosso? Tieni i voti, eh. Il momento più bello. Ah, sì. Adesso in teoria dovremmo passare giù per questa stradina e arrivare dall'altra parte, sbucchiamo a Sanico. Andiamo. Comunque, venire al Vittoriale è sempre una cosa bellissima. Mamma mia, mi ha colpito la casa di D'Annunzio, non me l'aspettavo sì. Così suggestiva. E poi anche la nave. Sì, no, assurda. Giardino, veramente bellissima. Bellissima, né? Bella. Bene, dai, adesso siamo quasi a Sanico. Ok, così fino facciamo una pausa. Sì. Poi scendiamo, Valle del Cartiere, Toscolano e siamo già. Fine prima tappa. Ok. Ecco, adesso scendiamo in Valle delle Cartiere. Ah, dove facevano la carta dal 1300? Sì. E c'è anche il museo, infatti da qua guarda già si può vedere. Qua. C'è il museo e la cartiera, il fiume Toscolano. E là c'è una bellissima insanatura dove si può vedere già il lago e un pezzettino di Toscolano, sì. Andiamo a vedere? Andiamo. Ok.
Guarda Bea, cosa? Questa mi hanno raccontato che è una pianta carnivora. Ma dai. Sì, però io a mano sul fuoco. Beh, però i moscerini ce li ha, eh. Ah, è vero. Guarda. È vero, è vero. Allora il primo tratto per oggi è fatta. È fatta. Adesso dobbiamo andare a Toscolano Moderno e cercare una camera per dormire. Sono d'accordo. Via. Andiamo. Torniamo alla al nostro trekking che ci riesce meglio. Vai, ci sto. È il golf di Bogliacco. È? Ah, il golf di Bogliacco? Sì, sì. Bello, né? Bellissimo. È un golf da 18 buche, tra l'altro anche abbastanza grande, bellissimo. È tenuto benissimo. Quello lì è Monte Castello. Ah, il famoso Monte Castello. Sì. Tra l'altro, per te, che sei una brava scalatrice, e c'è anche una bellissima falesia dove fanno arrampicata, e proprio per le scalate. No, questa volta ti dico una cosa io. Guarda quest'albero. Uh-huh. Hai visto che bei fiori? Sì, si bellissimo. Chiama albero di Giuda e pensa che fa prima i fiori delle foglie. Va, è vero? Questa è una cosa curiosa, sì. Bello, bellissimo. E qua la fontana. Oh. Adesso dissettiamo. E qui dove siamo? Qua Bea siamo a Fornico e tra qualche chilometro arriviamo a Sasso. Ok. C'è un bello spiazzo che ci vediamo un bel panorama da quassù. Ah, però! Spettacolo! Wow! Merita, vero? Sì, ne vale la pena. Ta-da! Cosa ci fanno porta? Hai visto che strano? Dove bello, ci no, fondi? Però? Sì. Così particolare. Sì. Di questi. Bezza. Aia, un'altra salita, Gloria. Guarda, Glorietta, dove siamo? Caspita, che paesaggio. Eccoci all'eremo. Eccoci, l'eremo di San Valentino. Ma cosa sappiamo di quest'eremo? Sai che in realtà non so molto. Magari adesso ci fermiamo a guardare se... Vediamo se troviamo qualche informazione su Google. Ammira il creato e loda il creatore. Vediamo. Ecco qua. Allora, qui dice che fu abitato da tre eremiti e il primo visse qui nel 1600, il secondo nel 1760 e l'ultimo, Geremia Paladini, si è ritirato qui nel 1842. Cosa sarà morto questo? Beh, di sicuro di solitudine. Ah beh, sicuro. Oh mamma, Glo, allora cosa dici? È stata bella pesantina. Sì, è stata proprio una bella discesa, ci ha proprio spaccato un po' le gambe.
Sì. Però perlomeno adesso siamo arrivati a Garniano, no? Dai, ce l'abbiamo fatta, esatto. Qua, bassa via del Garda. Allora, inizio a accusare la stanchezza, eh? Il Garniano bello, non è caratteristico. Sì, 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 sì. Cosa facciamo adesso? Ma io direi di ascoltare il consiglio della receptionist dell'albergo, che ci ha detto che c'è una bellissima limonaia. La limonaia. E andrei a visitare quella. Andiamo. Cosa dici? Andiamo, andiamo anche qua vicino, no? Sì. Perfetto. Sì, in realtà sì, le chiamano comunemente zagare, sì. Però in realtà quelle delle arance. L'arancio è zagara, invece il limone ha neroli. Neroli. Andiamo alla limonaia. La tua limonaia. Buono. Buonissimo. Senti che profumo. Proprio sì. Buono. Buono, poi leggero, mi piace. Pesce di lago. Ciao. 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 Così per curiosità, che pesce è questo? Questo è il coregone. Coregone. Abbiamo pescato solo questo. Bellissimo. Va bene. Ciao. 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 Cosa ne pensi allora, Bea? Di Garniano? Sì. Bellissima, mi è piaciuta tanto, Glo. Piccolina. Sì. Una chicca, vero? Sì. E adesso dove si va? Adesso ti porto a Muslone. Guarda quanti capperi! Caspita! Addirittura crescono lassù. Sì, incredibile, eh? Piante bellissime. Buoni, qua. Angoli bellissimi, pieni di fiori. Tutte queste casette in pietra. Guarda la panchina, Glo. Ma che fantastica idea. Chissà chi l'ha fatta qua. Beh, chiunque l'abbia fatta, in questo momento ha la nostra gratitudine. Assolutamente. Perché in questo posticino così, ombroso. Bello, al fresco. È fresco, proprio. Una pennichella. Ma a cosa servono tutti questi muretti? Questi muretti sono i muretti a secco, Bea. Ah. Servivano per strappare terreno alla montagna e renderlo coltivabile. Infatti ci sono tutte coltivazioni di ulivi, sì. Caspita, ma sento sempre parlare di quest'olio del Garda, ma perché mi porti ad assaggiarlo? Che ho pensato anche a quello, dai. Sì. Adesso andiamo a vedere delle bellissime cascate. Ui, vediamo. Ma che bel freschino che c'è qua, eh? Sì, eh? Parecchio, bello fresco. Senti questo scroscio. Wow, che bella. Ma dici, facciamo un bagno? Bello qua.
c'è di tutto, montagna, lago, fiume, cosa vuoi di più? Continua. Allora Glorietta, prossima tappa. Prossima tappa è Paesello di Gardola. Oui. Finale. Vediamo un bel posticino. Bene, adesso che siamo a Gardola, se non sbaglio qua vicino c'è l'olificio e ti porta ad assaggiare l'olio. Olè! Mi piacciono queste cose. Adesso vi faccio assaggiare l'olio di tignale spremuto qua nel nostro frantoio con le olive di tignale. Senti che profumo. Buonissimo. Dai che adesso partiamo e facciamo la quarta tappa e da Tignale scendiamo a Campione, poi risaliamo e andiamo fino a Tremosine. Ok. Bella pieve, molto grande. Questo è il famosissimo Ex Voto, è un dipinto del 1600 e racconta della cattura del Zanzanù. Chi era un bandito? Sì, bandito del Zanzanù. Wow, mamma mia, guarda che bella giornata, come si vede bene? Oggi si vedono proprio bene i colori. Sì. L'Eremo, Monte Castello, tutto il lago. Che paesaggi surreali, Bea? Ma qua è spettacolare. Ah, oh, guarda che grotta. Uila. Se noi sbucchiamo. Arrivate! Alla croce, missione compiuta. Oppa! Caspita, guarda che lago. Così con un po' di sole, un po' di ombra, questa... È perfetto. Bimbo. Eccoci. Guarda, fiato. Si vede Toscolano fino là, che c'è? Tremosine, Limone, Riva addirittura si vede là in fondo. Là. 180 gradi di panorama. No. Pensa che stasera siamo là in quel bel paesello a Tremosine. A pernottare e poi scendiamo e andiamo a Limone. Perfetto, in quel paesino ancora più indietro. Hai visto che bello un parco avventura così in mezzo al bosco? Bello, sì. Che bel prato fiorito, Glo. Bea, che bello. Facciamo una sosta? Dai, vai. Abbiamo pensato. Sta tutto qua. Okay.
tranquilli. Guarda anche quante barche a vela che ci sono sul lago. Adesso c'è una bella... C'è un buon vento. Sì, no? Oggi sì. Adesso che da un po' che camminiamo inizia a accusare la fame. Dai, che siamo quasi arrivate a campione. Adesso ci facciamo male. Un bellissimo aperitivo. Bene, mi serve. Fatta quanti... di strada, eh? Ah, sì, eh? Sì. Panorama incredibile! Stupendo! Bellissimo, paradiso! Arriviamo qua, ah, cosa dici? Dai! Wow! Caspita, davvero? Da una location, da lago, montagna, grotte. Che carino! Questo bel paesello con dietro la neve del Monte Baldo. Sì, sì. Ah, che bella questa piccola finestrella sui paeselli, eh? Direi proprio di sì. Carino anche quella chiesetta di sotto. Posso? Ok, ora possiamo continuare la BVG. Dai Bea, che adesso continuiamo con il nostro percorso e andiamo a Voltino. Siamo quasi al termine. Ci facciamo una bella cenetta. E poi okay. A Nanne, che domani ci tocca l'ultima tappa. Va bene, la cena non vedo l'ora. Oh, allora oggi ultima tappa. Sì, Bea, oggi quinta tappa ed ultima da Voltino, scendiamo fino a Limone, la più selvaggia, più montana, vedrai che bella. Tanta energia ce l'ho, colazione l'ho fatta per la prima volta, quindi... Vai, bella energia, via! Ciao! Ciao!
Zaglo. Bella salitina, eh? Tosta. Oh, dai, ci siamo. Dai, Bea, qua siamo sulla punta del Monte Bestone, altezza 900 metri, il punto più alto della BVG, e c'è un panorama... E infatti è impagabile. A 180 wow. gradi su tutto il lago, eh? Che spettacolo! Ad Alco Limone 1 ora e 10. Questa è la nostra bella cartellonistica, sempre bella segnalata, così almeno non ci perdiamo. Esatto. Certo, Bea, che la ciclopedonale di Limone così a sbalzo sul lago è veramente un'attrazione incredibile. Bellissima, cosa ne pensi? Mamma mia, è impressionante, è la prima volta che vedo una ciclopedonale così. Allora, Bea, cosa ne pensi di questa esperienza della BVG? Mi è piaciuta da morire, tante cose da fare. E la prossima dove la facciamo? Ti stupirò. Sono curiosa.